Bene, buongiorno a tutti, benvenuti in questo piccolo momento di preghiera, dove cerchiamo soltanto di ancora di più entrare nella parola di Dio, innanzitutto, di capirla, di assaggiarla, di gustarla. Gustate e vedete quanto è buono il Signore, e poi per tenerci un po' di compagnia. Allora, oggi facciamo l'ufficio delle letture come l'altra volta e voi ci seguite. Forse si sente meglio, non è importanza che ci vediate, ma per tenere un po' le distanze di sicurezza, come si suol dire. E allora insieme incominciamo questo piccolo momento di preghiera. Ed è un appuntamento che ci riguarda tutti. Ci prendiamo un minuto di silenzio per raccoglierci e poi incominciamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. o Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era in principio, era sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'inno. Protesi alla gioia pasquale, sulle orme di Cristo, Signore, seguiamo l'austero cammino della Santa Quaresima. La legge e i profeti annunziarono dei 40 giorni il mistero. Gesù consacrò nel deserto questo tempo di grazia. Sia parca e frugale la mensa, sia sobria la lingua ed il cuore. Fratelli, è tempo di ascoltare la voce dello Spirito. Forti nella fede vigiliamo contro le insidie del nemico. Ai servi fedeli è promessa la corona di gloria. Sia lode al Padre Onnipotente, al Figlio Gesù Redentore, allo Spirito Santo Amore, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore fa giustizia per i poveri. Perché, Signore, stai lontano? Nel tempo dell'angoscia ti nascondi. Il misero soccombe all'orgoglio dell'empio e cade nelle insidie tramate. L'empio si vanta delle sue brame, l'avaro maledice e disprezza Dio. L'empio insolente disprezza il Signore. Dio non se ne cura. Dio non esiste. Questo è il suo pensiero. Le sue imprese riescono sempre, sono troppo in alto per lui i tuoi giudizi, disprezza tutti i suoi avversari. Egli pensa, non sarò mai scosso. Vivrò sempre senza sventura. Di spergiuri, di frodi e di inganni ha piena la bocca, sotto la sua lingua sono iniquità e sopruso. Stai in agguato dietro le siepi, dai nascondigli, uccide l'innocente. I suoi occhi spiano l'infelice, sta in agguato nell'ombra come un leone nel covo. Stai in agguato per ghermire il misero, ghermisce il misero, attirandolo nella rete. Infierisce di colpo sull'oppresso, cadono gli infelici sotto la sua violenza. Egli pensa, Dio dimentica, nasconde il volto, non vede più nulla. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Il Amen. Il Signore Signore fa fa giustizia giustizia per per i i poveri. poveri. L'affanno e il dolore degli umili, tu li vedi, o oh Signore. Sorgi, Signore,
alza la tua mano, non dimenticare i miseri, perché l'empio disprezza Dio e pensa, non ne chiede conto? Eppure tu vedi l'affanno e il dolore, tutto tu guardi e prendi nelle tue mani. A te si abbandona il misero, dell'orfano tu sei il sostegno. Spezza il braccio dell'empio e del malvagio, unisci il suo peccato e più non lo trovi. Il Signore è il Re in eterno, per sempre. Dalla sua terra sono scomparse le gente. Tu accogli, Signore, il desiderio dei miseri, rafforzi i loro cuori, porgi l'orecchio per far giustizia all'orfano e all'oppresso, e non incuta più terrore l'uomo fatto di terra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'affanno e il dolore degli umili, Tu li vedi, o Signore. Le parole del Signore sono pure, argento raffinato nel fuoco. Salvami, Signore, non c'è più un uomo fedele. È scomparsa la fedeltà tra i figli dell'uomo. Sì, dicono menzogne l'uno all'altro. Labbra bugiarde parlano con cuore doppio. Recide il Signore le labbra bugiarde. La lingua che dice parole arroganti. Quanti dicono per la nostra lingua siamo forti, ci difendiamo con le nostre labbra. Chi sarà nostro padrone? Per l'oppressione dei miseri e il gemito dei prigionieri, io sorgerò, dice il Signore. Metterò in salvo chi è disprezzato. I detti del Signore sono puri, argento raffinato nel crogiuolo, purificato nel fuoco 7 volte. Tu, o Signore, ci custodirai, ci guarderai da questa gente per sempre. Mentre gli empi si aggirano intorno, emergono i peggiori tra gli uomini. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Le parole del Signore sono pure, argento raffinato nel fuoco. Ecco il tempo della grazia, ecco i giorni della salvezza. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli santi, partecipi di una vocazione celeste, fissate bene la mente in Gesù, l'apostolo e sommo sacerdote della fede che noi professiamo, il quale è stato fedele a colui che l'ha costituito, così come lo fu Mosè in tutta la sua casa. Ma in confronto a Mosè, egli è stato giudicato degno di una gloria tanto maggiore quanto di un maggiore onore gode il costruttore in confronto alla casa stessa. Ogni casa, infatti, viene costruita da qualcuno, ma colui che ha costruito tutto è Dio. In verità, Mosè fu fedele in tutta la casa, di lui come servitore, per rendere testimonianza di ciò che doveva essere annunziato più tardi. Cristo, invece, lo fu in qualità di figlio, costituito sopra la sua propria casa. La sua casa siamo noi, a condizione che conserviamo la libertà e la speranza di cui ci vantiamo. Per questo, come dice lo Spirito Santo, oggi se udite la sua voce non indurite i vostri cuori, come nel giorno della ribellione, nel giorno della tentazione nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mettendomi alla prova. Pur avendo visto per 40 anni le mie opere, perciò mi disgustai di quella generazione e dissi, hanno sempre il cuore sviato, non hanno conosciuto le mie vie. Così ho giurato nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Guardate perciò, fratelli, che non si trovi in nessuno di voi un cuore perverso e senza fede, che si allontani dal Dio vivente.
Esortatevi piuttosto a vicenda ogni giorno, finché dura quest'oggi, perché nessuno di voi si indurisca sedotto dal peccato. Siamo diventati infatti partecipi di Cristo, a condizione di mantenere salda, sino alla fine, la fiducia che abbiamo avuta da principio, quando pertanto si dice: oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, come nel giorno della ribellione. Chi furono quelli che dopo aver udita la sua voce si ribellarono? Non furono tutti quelli che erano usciti dall'Egitto sotto la guida di Mosè? E chi furono coloro di cui si è disgustato per 40 anni? Non furono quelli che avevano peccato e poi caddero cadaveri nel deserto? E a chi giurò che non sarebbero entrati nel loro riposo, se non a quelli che non avevano creduto? In realtà, vediamo che non vi poterono entrare a causa della loro mancanza di fede. Ci prendiamo qualche momento di silenzio per ruminare la parola che ci è stata proclamata, ci è stata detta, e facendo entrare in particolar modo qualcosa che ci ha colpito. Allora ci prendiamo un po' di tempo in silenzio. Cristo, come figlio e capo della propria casa, e la sua casa siamo noi. Cristo, in Cristo ogni costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore. E la sua casa siamo noi. Dai discorsi di San Leone Magno, Papa. Il nostro intelletto, illuminato dallo Spirito di verità, deve accogliere con cuore libero e puro la gloria della croce, che diffonde i suoi raggi sul cielo e sulla terra. Con l'occhio interiore deve scrutare il significato di ciò che disse nostro Signore, parlando dell'imminenza della sua passione. È giunta l'ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo. E più avanti: ora l'anima mia è turbata, e che devo dire? Padre, salvami da quest'ora? Ma per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il Figlio tuo. Ed essendosi fatta sentire dal cielo la voce del Padre, che dichiarava: l'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò. Rispondendo ai circostanti, Gesù disse: questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. O ammirabile potenza della croce, o ineffabile gloria della passione, in cui troviamo riuniti insieme il tribunale del Signore, il giudizio del mondo e il potere del crocifisso. Sì, o Signore, tu hai attirato a te tutte le cose, perché ciò che si svolgeva nell'unico tempio della Giudea, sotto il velo di arcane figure, fosse celebrato in ogni luogo e da ogni popolo con religiosità sincera e culto solenne e pubblico. Ora, infatti, più nobile è la gerarchia dei Leviti, più augusta la dignità dei presbiteri,
e più santa l'unzione dei vescovi, perché la tua croce, sorgente di tutte le benedizioni, è causa di tutte le grazie. Per essa viene elargita ai credenti la forza nella loro debolezza, la gloria nell'umiliazione, nella morte e la vita. Ora, inoltre, cessata la varietà dei sacrifici materiali, l'offerta unica del tuo corpo e del tuo sangue sostituisce pienamente tutte le specie di vittime, poiché tu sei il vero agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Così compi in te tutti i misteri, e come unico è il sacrificio che succede alla moltitudine delle vittime, così unico è anche il regno formato dall'insieme di tutti i popoli. Confessiamo dunque, o miei cari, quando l'Apostolo Paolo, dottore delle genti, ha dichiarato solennemente: questa parola è sicura e degna di essere da tutti accolta. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. La misericordia di Dio verso di noi è davvero meravigliosa, proprio perché Cristo non è morto solo per i giusti e i santi, ma anche per i cattivi e per gli empi. E poiché la sua natura divina non poteva essere soggetta al pungolo della morte, egli, nascendo da noi, ha assunto quanto potesse poi offrire per noi. Un tempo, infatti, aveva minacciato la nostra morte con la potenza della sua morte, dicendo per bocca del profeta Osea: «O morte, sarò la tua morte, o inferno, sarò il tuo sterminio». Morendo, infatti, subì le leggi della tomba, ma risorgendo le infranse e troncò la legge perpetua della morte, tanto da renderla da eterna temporanea. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Ci prendiamo un altro po' di silenzio.